Grande dissenso da parte delle associazioni aderenti al forum Patto Verde per le pratiche di potatura e abbattimento degli alberi che si stanno verificando ancora in piena primavera nel comune di Foggia. Queste azioni, se non attentamente pianificate ed eseguite, comportano un grave rischio di danni irreparabili per il verde pubblico cittadino e la fauna selvatica urbana, sostengono dal forum Patto Verde. Noi siamo usciti come forum del Patto Verde con un comunicato non soltanto su questo episodio ma in generale su quello che sta succedendo in città in questo periodo. È un periodo nel quale le potature per legge non si possono fare perché c'è un problema di nidificazione delle specie volatili e perché comunque è un periodo anche di ripresa vegetativa degli alberi, quindi è un periodo in cui è sbagliatissimo. Chiaramente non siamo così manichei da non immaginare che ci possano essere delle esigenze particolari di incolumità pubblica nelle quali comunque bisogna intervenire. Ecco perché vogliamo che ci sia sempre un'adeguata informazione, che probabilmente questa volta è mancata, una relazione tecnica che spieghi perché bisogna fare davvero questi interventi e che ci venga data la possibilità di mandare dei nostri osservatori sul luogo prima che venga fatto l'intervento, in modo tale da valutare se effettivamente è necessario e se, diciamo, deve essere fatto effettivamente in quella maniera. E questo penso che sia una cosa importante e che speriamo che possa avvenire più facilmente nel momento in cui veramente verrà realizzata la consulta comunale del verde, della quale sicuramente faremo parte e quindi dove avremo la possibilità di essere informati per tempo. Il Comune di Foggia, d'accanto suo, sottolinea che si tratta di potature necessarie già stabilite per evitare eventuali rischi per i cittadini. Sì, no, non sono in realtà potature, ma sono purtroppo abbattimenti che erano già previsti, diciamo, da circa un mese, però aspettavamo le relazioni tecnica e arborea per assicurarci dell'effettivo rischio e purtroppo quando l'incolumità pubblica rischia di essere messa in pericolo si deve intervenire a prescindere dalle circostanze. In questo senso purtroppo devo ammettere un mio errore comunicativo, essendo già a conoscenza di questa situazione avremmo forse dovuto informare più opportunamente la cittadinanza, insomma, affinché tutti maturassero questa necessità, questo percorso e quindi questa necessità dell'amministrazione di preservare la pubblica incolumità. Qui sono presenti diverse alberature, come potete vedere in realtà gli abbattimenti sono circoscritti al numero di 5. Per le altre alberature, che pure visivamente e non hanno mostrato delle criticità, ci sarà un monitoraggio proprio per evitare l'abbattimento.